tiro due bastoni, ci tiro due bastoni. E appena lo becco, appena lo becco, appena lo becco, appena lo becco, ci tiro due bastoni. Ci tiro due bastoni. Questa è musica che dovete ascoltare, non vi diciamo chi è, andate a cercare. Andatelo a cercare. Shalom! Felice della merda! Felice della merda, chi è? Felice della merda, lo conosci? Sì, lui. Botto non felice. Abbiamo mandato la sigla in shadow. Fa niente. Abbiamo fatto economia. Invece con Lolo non badiamo a spese. Bravo. Pillole, pillole di che? Lo sapevo che era un impasticcomane. A proposito di esami. Secondo me gli esami non finiscono mai, soprattutto quelli del sangue, visto? Stile di vita che... Perché dobbiamo essere denunciati oggi? Ma no, ma sono solo così cose a caso. Mi hanno detto che pure la gente che vuole lavorare con te ti piscia dopo due giorni. Sì, perché sei lozzo. Allora, perché... perché non perché quello, ma perché è impossibile lavorare con te. Allora, non sono soltanto io lo stronzo. Cioè, anche quell'altro lì che ci odia ci ha detto, guarda, no, proprio... Poi, non li fanno più con gli esseri umani. Il sapone lo puoi usare. C'ho paura di trovare qualche suo parente. Già, non posso dire. No, io ho detto essere umani e posta. Allora ragazzi, noi chiudiamo il canale. Avete vinto voi. Comunque è facile allearsi in 50 nazioni contro uno. Solo perché vinceva. Allora c'hanno i soldi, che scusa. Ma a proposito di soldi, sappiamo che tu sei ricco di famiglia. Il non video, toccare un cazzo. Il video è uscito e hai neanche 200.000 view. Compratela qualche view. È uscito da tre giorni. Compratela qualche view. Fallito. Dai. Fallimento. Dai. Fallito. Ovviamente noi scherziamo. Noi sappiamo che questa canzone sarà bellissima. No, lui l'ha presentata come il miglior disco rap degli ultimi 10 anni. E io sono d'accordo con lui. Sì. Non è che sia uscita tanto di quella cosa bella in 10 anni. In questi 10 anni. Beh. A parte qualcosa ultimamente, tipo il disco di Rancore. Oh, il disco di Sfera. Ma quello è il gran rap. Il disco dell'anno. Il gran rap. Però non degli ultimi 10 anni, dell'anno. Gli ultimi 10 anni. Allora, com'è che non ha detto degli ultimi 20 anni? Ma per questo che ti sto dicendo, guarda che dei prossimi 20 anni. Non è che ci vuole bene. Però l'innovazione era, questo è il disco dei prossimi 20 anni. E sarà lo standard che della poi, merda, no? Lo schifometro. Non è tanto differente da quello che ha detto Sfera, che è uscito all'inizio dell'anno. Questo è il disco dell'anno. Te lo dico. Allora lui, se non mega roma. Allora lui è 20 anni. Certo. No, 10 degli ultimi 10 anni. 10 anni. Va bene. O dei prossimi. No, degli ultimi. O di questi 10 anni riassunti in un mese. Cos? Aspetta. Pacifici, per favore. No. Cioè, no, cioè... Stiamo scherzando. Stiamo in giro solo lui. Tira. Solo lui. A noi ci state pure simpatici. No, ci verrei pure a cena con voi se non andassi a pagare io. Però... È solo lui che ci sta sul cazzo. Ecco, vai. Allora. Produzione Fish. Fa il matto. È nervoso, vedo. Faccio colazione, prendo 4 colazione, prendo 4 mg. Era stato quando ero un team. Tribù della team. Bella. Minchia, ma che flow. È veramente bello questo flow. Ok. Sì. Quindi. Oh, quando fai ritornelli così attivo, uno quell'altro. Ma Fish si fa suonare bene anche la merda. Un video più paraculo del mondo, però. Sì. Nuova routine, Giulio si alza la mattina. Sto cambiando, ma non cambia la messo troppo presto di emozionarmi con rap. Perché ascolti solo merda, probabilmente. Il video, però, madonna. Guarda, applauso un'altra volta per il ritornello, perché a me piace un sacco, Sì. Il venditore di pillole. Un esame. Mi alzo, non mi alzo, indeciso su cosa fare. Non lo so. È Roazzi il prete? Non so descrivere. Non c'è attualmente il video. Oh, bello. Comunque tre strofe, poteva farne due. Ma cambiare vedere chiaro. Assurdo. Sono carattere dei problemi delle persone. Il recitato è veramente qualcosa di bellissimo. L'unica cosa che conta veramente. Perché è sempre vestito come un minchia? Lui è la moda. Lui è la moda. Per ed è i prossimi 10 anni. Prima di partire con le cose riguardanti Giulio, voglio fare un discorso molto serio. Sì. Se il pezzo non l'avesse cantato lui, se il pezzo non l'avesse interpretato lui, sarebbe uno dei pezzi più belli che ho sentito negli ultimi anni, che parla di rap per i giovani. Come il ritornello.
come ritornello, come retorica contro le pillole, l'esaltazione dello schifo delle pillole. Il video è bellissimo, il pacchetto è stupendo. Video, chi ha fatto i video? Sempre i Trilatera, Trilatera, i ragazzi che conosco. Bravissimi attori. E il video è molto concettuale, bello, dove anche il ritornello dice: tu calmami dal palmo della mano, no? Quindi questa piaga dello psicofarmaco, del tranquillante, dato come se fossero caramelle. Anche nel anche perché c'è una lobby dietro di terapia del dolore. Tu hai mal di denti, ti danno lo psicofarmaco, ti dicono ma serve per il dolore, però intanto ti fa comunque un effetto e ti creano direttamente la dipendenza, capito? Che l'idea che tu hai bisogno, esatto, di quello. Esatto. Ecco perché tanti ragazzini: tu non puoi parlare della depressione perché io ne soffro davvero. No, ti fanno credere che ne stai soffrendo, esatto, davvero. Però è un discorso talmente ampio, talmente grosso, che faremo poi quando verrà qua il capo del set, bravo, con qualcuno che, perché se no lo diciamo noi, siamo dei coglioni. No, se lo dice qualcuno di ufficialmente, esatto. Il video è molto bello, il ritornello è molto bello, sì, assolutamente bella la metrica, bella la base del ritornello, bella come è stata studiata. E io vi dico adesso, tutto quello che verrà dopo questo che stiamo dicendo è ovviamente intrattenimento, però sappiate che questo pezzo, ho letto delle cose sotto il video, non mi sono piaciute assolutamente, tipo, perché era una roba tutta contro loro, devi tornare a essere quello che eri prima. Pigliatevi questo prodotto come se fosse un prodotto per ragazzi che hanno dei problemi, che stanno crescendo, delle ragazzine che crescono col mito dello Xanax. Questo è un prodotto che vi fa vedere che quella cosa è sbagliata. Eh sì, perché poi è un placebo, come l'ostia bianca. Perché lo psicofarmaco è bianco? Perché devi associare a qualcosa di puro che ti fa bene, che ti pulisce, no? Questo vuole dire pura, certo. Hanno bisogno di fare la pillola per fare l'amore, la pillola per stare in casa, c'è una pillola per tutto, non ti si alza, c'è la pillola. C'è un'età dove c'è una pillola per tutto, quando il vero antidepressivo è andare a fare sport, andare a berti una birra con gli amici, andare a fare una passeggiata in montagna. E semplicemente non chiudersi in se stessi. È normale essere tristi e depressi ogni tanto, perché la vita è anche tristezza. Certo. Non è che se sei sempre felice sei un coglione. Tu sei un fasullo e ti fai del male, anche sì, perché non hai emozioni. Anche fai finta. Quindi è giusto essere anche un attimo giù di morale, ma non per questo vuol dire che siamo tutti depressi. O che sarà sempre così, o che hai bisogno di una pillola. Hai bisogno di sfogarti e di fartela passare, non certo con una pillola che ti altera solo le cose chimiche. Quando mi dicono psicofarmaci, o sei un maniaco violento, allora vai sedato. Autocoscienza, non tutti siamo malati realmente di depressione come ci vogliono far credere. Chiuso questo discorso, detto che questo, affronteremo, sì, adesso parliamo di Giulio. Giulio, sempre vestito in modo molto bizzarro. Cioè l'interpretazione non mi piace, il timbro di Giulio non mi piace. Come stavolta, come sempre, come fa cagare il cazzo. No, però dico stavolta purtroppo non è che ho tanta roba da dargli contro. Fedez, depresso, imitando rancore. Non faccio colazione, prendo 4 mg. Questa è la mia routine quando mi alzo la mattina. Non faccio colazione, prendo 4 mg. E la mia fottuta routine. Ha dovuto mettere fottuta per darsi un tono da ribelle. Ero davvero incazzato quando ero un teen. Non ho mai avuto la mia tribù della team. Cosa ha tirato fuori team tribù? E nessuno che aveva il mio stesso spleen. Non so cosa. Vabbè, Baudelaire. Ah, non so il capito. Sto roba da 12 anni. Io che Baudelaire lo odio. Baudelaire e Jim Morrison mi sta sul coglioni. Proprio quello che vorrebbe essere lui. Esatto. E nessuno che aveva il mio stesso sprint. Ci sono nato, sempre stato paranoico. Ma quanto mi fa soffrire il mio sogno, il mio sogno, il mio sogno. La notte sento le preghiere del mondo e non prendo sonno. Ma c'è Narcos. In me, tra spacciatori legali e quelli del parchetto, per me ci sono sempre e proteggono il loro investimento. Che è esattamente quello che abbiamo detto noi prima. Allora, lui però c'ha sempre questa cosa che deve essere il poeta maledetto di sto cazzo. Il passivo aggressivo. Io sono insicuro, sono, però voi siete cattivi. Io sono quello matto e io sono quello che si droga e quindi sono sempre un caso clinico. No, sì, sono un coglione. E questa è la stessa merda che dice in tutte le canzoni. No, ma però questa cosa qua introdurre l'ultima frase è molto bella. Sì, però serve solo a introdurre il ritornello, che è molto bello. Tu calmami, fammi vedere chiaro. Quindi ti serve per certo, essere certo, lucido, sì. Abbastanza comprensibile. Dal palmo di una mano. Tu calmami che mi senti troppo umano. Quindi è addormentarsi e diventare zombie. Giulio si alza la mattina, niente colazione, prende 6 mg, quindi aumenta la dose. Nuova routine. Però vedi che porca troia, è bello, se non l'avesse scritto lui, vaffanculo. Sì. Sto cambiando, ma non cambia la mia vita. Non provo niente tranne la fatica. Non sento niente di niente tranne le grida. Vabbè, deve fare il matto. Non vedo niente tranne Guernica. Credo che sia Picasso, no? Quel Guernica, il cavallo storto del ma a me mi stai parlando d'arte, per Guernica penso fosse una zoccolona da... Ho smesso troppo presto di emozionarmi col rap. Tutte le persone hanno messo un muro come Trump. Rispondo al ciel come una troia in menopausa. Penso sia Guernica? Sì.
quella di prima, sì. Esco con tipe così vuote da suggerirmi la nausea, mica, perché sono le uniche che accettano di uscire con te. Bravo. Tu sei lontana come la fine del mondo. Bello. Quindi tranquilla baby, che prima o poi io ti incontro. Tramonto, è molto più divertente toccare il fondo. Questa è la visione di Giulio impasticato? O è questa la visione del ragazzino che dice devo essere depresso a tutti i costi? Questa è la retorica per trombarsi le dodicenne che finte depresse. Ok. Però guarda che analizzare un testo del genere è guardare anche uno specchio di una società, eh? Certo, certo. Ma lui si riflette negli specchi? No, non lo so, dovremmo chiedere al mamma. Il primo vampiro ebreo, credo che sia lui. E non qui, vampiro ebreo. La croce non gli fa. Quindi la croce non gli fa niente. Dovrebbe avere. È potentissimo. Un vampiro ebreo è potentissimo. E anche il sigillo di Salomone, che quello, essendo comunque speculare, dove lo giro giri uguale, non gli rimbalza. Certo. Mi alzo, sembra la mattina di un esame. Mi alzo o non mi alzo, indecisa su cosa fare. Perso, non so descrivere la libertà, so solo che la cerco. Ho capito. Cosa c'entra? Non lo so, io non ho spento il cervello. Voglio prendermi il lusso di essere incerto. Ok. Voglio ballare e ubriacarmi a un concerto. Voglio prendermi il lusso di perdere il controllo. Questa è un'altra canzone. Però aspetta, forse qua non ha preso le pillole quindi questa volta. Può essere. E anche il lusso di non sentirmi in colpa per questo. Sono severo con gli altri, tu immagina con me stesso. E per me non ho riguardi, ma butto il blister nel cesso. Ok, non ha preso le pillole. Ok. È facile ammazzarsi, ma cambiare è più complesso, vedi? Non sopporto gli sguardi, ma butto il blister nel cesso. Non mi fido degli altri, devo provarci lo stesso. Quindi devo provare a integrarmi con gli altri. Certo. Voglio solo levarmi queste maschere che ho messo. La forza di non vergognarmi di essere diverso. Oh, che bello. Vabbè, questa... poi il recitato finale lo diciamo possiamo perché neanche, possiamo, no, anzi, lo voglio recitare io. No, ci sono. Puff! Si possono dire tante cose. Sulle abitudini, sul carattere, sui problemi delle persone. Specialmente adesso nell'era dei social. Ma ricorda, l'unica cosa che conta veramente è quanto sei bravo. Quanto vale in quello che fai. In quel fottuto rap. Oh, yo. Punto. A parte il recitato finale, l'ultima strofa è molto bella. Sì. La canzone è scritta bene, non ci sono ma a parte la solita retorica di Lolo, la canzone è una bella canzone. Hai la terza strofa che chiude il viaggio che si è fatto. Raga, però è Lolo, io non ce la faccio. Lolo, riassumendo Lolo e i dischi di Lolo sono un maniaco sessuale, satira, cerca il pubblico di Johnny Scandal. Satira? No, no, lui allora vuole essere... Fedez depresso col pubblico di Johnny Scandal. Pubblico di Johnny Scandal, non però, essendo bello come Johnny Scandal non riesce non a essendo prenderlo. Bello depressa, finta depressa, finta intellettualoide. Lui vuole fare il puello che è poeta maledetto, lozzo che non si lava perché come Jim Morrison sì, insegna lui essendo fan e imitando male rancore. Madonna che cosa brutta che stai dicendo. Okay. E non avendo featuring con altri rapper, chiedetevi perché. Tranne Ricky che non è un rapper. A parte le minchiate, il pezzo per una generazione che si sta perdendo è un bel pezzo. Se lo capissero al 100%, se non lo ascoltassero soltanto per... Il video è molto bello, il video è molto bello dove fa vedere già i bambini che fanno colazione con la plasticchetta. Va bene. Noi vi salutiamo che è tardissimo. Bel pezzo Lolo, brutta persona Lolo. No, bello pezzo. Questa volta non c'è niente a dire, mi dispiace. No, schifo il flow. Sì, quello è il timbro, recitato. No, è il pezzo più bello di Lolo questo. Che abbiamo sentito finora. Sì. Quindi... Infatti è quello che ha fatto meno view. Vero? Chissà come mai. Ciao coglioni. Ciao, fallito.